Ciao a tutti! Ciao! Allora, siamo qui con un nuovo video insieme, come promesso, volevamo farvi il video haul. Chicco era contentissimo di fare questo video haul. Sì, anche perché volevo rientrare in possesso dei miei vestiti, perché mi è stato impedito praticamente di portarli a casa, visto che l'ultima volta ho tirato via le etichette e mi è stato detto che assolutamente almeno non va fatto. Almeno non ha tirato via le etichette, sappiamo dirvi quanto ha pagato e comunque almeno hai dovuto fare il video haul. Tutte ecco. Queste cose... per poi dire, facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Siamo qui per questo. E inizia tu. Inizio io. Allora, dunque, da che inizio? Bershka, sì, iniziamo da questo. Benissimo. Siamo stati da Bershka. Siamo stati da Bershka. E ho preso... Solo una cosa, ma stupenda. Sì, questo carino. C'è un maglia giubbotto di jeans. Allora, ora c'è anche la videocamerina che si gira. Guarda sì. Dove lo fai vedere. Guardo dove lo faccio vedere. Ok, benissimo. Ta-da, ma che bello. No, va che bello! Va che bello! Non ti risponde nessuno. Uffa! È praticamente, lo descrivo. Ecco, benissimo, grazie. È fatto in jeans, è imbottito dentro con questo finto pellicciotto. Lana di pecora, proprio, sembra. Finta, ovviamente. Ovviamente. E le maniche sono fatte in lana con questa stampa tribale che a me piace tantissimo. Tipo un maglione, sì, bello. Sì, bello, questo qui l'abbiamo l'abbiamo! Sempre per il discorso, facciamo. Benissimo. 55,99. Quindi un po' tanto, ma... ne valeva la pena, sì. Io invece da Hollister devo troppo farveli vedere perché veramente è stata una peripezia per prendere questi pantaloni. Ho preso finalmente questi jeans, che sono i jeans boyfriend style, quindi quelli che rimangono un po' larghi sia sulla gamba che qua in vita, quindi un pochettino a cavallo basso ma non eccessivamente, e hanno tutti gli strappi proprio all'altezza del ginocchio, mi arrivano precisi dove ho le ginocchia, è un miracolo perché di solito a me non succede, i miei buchi mi arrivano giù al polpaccio. E questi qui non li abbiamo staccato il prezzo, vero? No, adesso li dico. E li ho pagati 69, però vi giuro li cercavo da un sacchissimo di tempo, sono troppo contenta. Siamo stati da Zara. Chiara non ha preso niente, io in compenso ho preso questa giacca leggera. Io un blu ce l'ho già, però ho detto cambio un po'. Sì, non ti si vede più a te, però ce ne preoccuperemo. Faccio la valletta. Questa leggera da utilizzare sotto con qualcosa maniche lunghe, da no, lasciare anche aperta. Con la maglietta e da lasciare aperto, sì. Questa comandi. Qui, vedetevela con la magliettina a maniche corte con qualche stampa particolare, secondo me, è semplice, però bella, è proprio le giacche da uomo classiche. Un po' sull'elegante. Però non troppo elegante, non è quella della parte più elegante di Zara, e l'ha pagata 49,95. No, non c'è più stato l'abbiamo, bene, no. Facciamo progresso. Sono stata anch'io da Bershka e ho preso solo tre cosine, ma sono veramente fantastiche. Ho preso questa maglia che... è qualcosa di stupendo, in realtà è semplicissima perché la cosa particolare sono solo i disegni un po' in questo stile similmente la sé e il colore è un sé... come? Imbottito, sembra una cosa imbottita, è una a me cosa piace che un sembra sacco. È un mette la sé, mette la sé. E vabbè, ha tutta questa fantasia particolare, arriva più o meno sotto il sedere, non fare commenti, ed è... ma, no, vabbè... no. Avete visto la mia espressione assolutamente, eh? Boh. È che ormai ti conosciamo. Ecco appunto. E praticamente è di questo colore che mi piace tantissimo per questa stagione, mi sta proprio di autunno. L'ho pagata 24,99. Poi ho preso sempre da Bershka anche questa maglia fatta così, che non è una maglia ma è direttamente una felpa, questa qui. È bianchina. Me la sono persa pure io. No, ah, l'avevi vista, sì, eh? Sì. Che ti avevo anche detto, guarda la scritta. Ma ora non la riconoscevo. Da dietro tutto è tutto che bianco. Praticamente questa qui ha questa scritta carinissima che dice Park Avenue Manhattan, New York, e c'è il disegno appunto della città sul fondo, e dietro mi piace tantissimo perché si chiude così, quindi ha questo buchino con sì, ora ricordo che, ecco, ora sì. Ora me la ricordo per il fiocchetto. Sì, e questa qui l'ho pagata 19,99. E sempre da Bershka ho preso questo paio di stivaletti che mi fa impazzire. Praticamente hanno il tacco in legno, ma sono molto leggeri. E hanno appunto gli elastici qua sui lati. Io adoro gli stivaletti invernali di Bershka. Ne ho già due paia, credo. E li uso tantissimo. Quelli che ho preso l'anno scorso li ho messi sempre.
Perciò questi qua non potevo farne meno, anche perché è il colore perfetto, è tipo uguale con la maglia, con il metelassé, e di queste qui non c'era già l'etichetta. Ti ricordi che anche in cassa mi fa me ne faccio sì, che abbiamo dovuto prenderne un'altra perché non quindi non mi ricordo più quanto li ho pagati, ma credo sui 29. Prima che la qui presente mi interrompesse come d'abitudine. Non è vero, volevo... di solito sei tu che mi interrompi. Vabbè, hai visto? Volevo fare vedere quest'altra maglietta bellissima che ho preso da Zara, che mi piaceva tantissimo. C'è scritto qua sopra Defiance, che devo ammettere la mia ignoranza, non ho idea di cosa voglia dire, però sa molto di non senso tutto insieme. È un sacco carina. È bellissima, con le scritte tipo giornale, con gli inserti un po' in rosa. A me piace un sacco. Bella. Questa qui potrei usarla anch'io, in realtà, solo che mi è grande. Ma è un filo grande, ti arriva alle ginocchia. 19,95, faccio io che tanto lui non ha ancora imparato. Non perdiamo l'obiettivo. Da Hollister. Allora, sì, in quel posto buio con la musica a palla, che però a me piace un sacco. È bellissimo, è da Hollister, quel posto. Ho preso questa felpa. Troppo carina. Cioè, a me col cappuccio piacciono un sacco. Quindi ha il cappuccio in felpa proprio, sì, e invece il resto è un maglioncino, ma non è leggero, è giusto? No, deve essere qualcosa giusto per la nostra stagione invernale. Col singolino e appunto il cappuccio, arriva bello lungo questo qui. Esatto, non esattamente adatto a te. Non è, no, però sono veramente carine queste cose e costa però... 64 euro. Costa veramente tanto. Vabbè, però si sente che è di... Sì, è di qualità. In teoria le cose di Hollister, anche lavandole, non si dovrebbero rovinare più di tanto. Vedremo. Io mi sono trovata bene abbastanza, però boh, per carità, non voglio dire... Le premesse sono buone, non ho mai preso nulla Chiara, da loro. No. Sembra buono. Sempre da Hollister, Chiara mi ha preso questi pantaloni militari. Ma non lo so, non sono molto nel mio stile, però sono molto belli. Però non ti sei fatto vedere come ti stavano, eh? Cioè, tutti... E lui è entrato in camerino, si è provato tutto, poi è uscito facendo questo sì, questo no, questo va, vabbè, ok. Ma l'importante è la taglia, voglio dire. Ho capito, ma almeno vedere che ti stessero bene. Hai deciso tu che erano stilosi. Lui per farmi vedere come sono di piega. Comunque sono fatti così, sono di quelli che praticamente rimangono larghi sulla gamba, non ti sto per uccidere. Non l'avevo vista sta cosa. Li hai provati o quanto finta? Li ho provati, però... Speriamo. Sì, adesso ho finito il video, li voglio vedere. Ecco. E dietro hanno anche la taschina, hanno le tascone super giganti, insomma sono quelli che rimangono un po'... C'è la taglia, non mi ricordo come si dice. C'è la taglia, la M. Non ho tirato via nulla, proprio neanche la taglia. Sì, ma l'etichetta non c'è... Ah sì, c'è. C'è. Questi 59 però secondo me meritano un sacco. Questi qua li puoi usare anche quasi sportivi come tuta, magari non ci andare a lavorare. Sì, sono abbastanza morbidi. Perché mi fa strano entrare e vedere... Un venditore di auto vestito militare. Cioè, sì, abbastanza. Non credo approverebbe. E lui li piega tutti, e lui tra ogni cosa, io invece le lancio. Un po' di ordine. I gatti vanno lì. Vabbè. Sono stata anche da Stradivarius e mi sarei presa tutto. Infatti c'era lui, mi raccomando, Chiara, basta, Chiara, hai già preso abbastanza, Chiara. Ma perché Stradivarius è un po' il tuo negozio. Sì, è il mio negozio. Un sacco anche di accessori. Di cose che mi piacciono. Comunque ho preso questa felpa gigantosa, speriamo che mi stia bene perché come al solito questa volta non ho provato nulla. Però c'ho il collo alto. Ha il collo alto morbido, vero? Sì. E poi ha questa stampa carinissima con scritto Paris, cioè Paris, non potevo non prenderla, cioè, ma è siamo corretti, c'è scritto I love you to Paris and back, che e tra parentesi and go to Paris and back, una cosa del genere, però poi dice poi torniamo a Parigi. Alla fine, stavo leggendo al contrario e non si vede il resto, vabbè, volevo fare la professional. Bella. E questa è lunghissima, questo cos'è? Ah, è un filo, semplicemente, che è saltato. E questa qui è proprio una felpa vestito, nel senso che arriva molto lunga a me, ma credo che a chiunque questa qui ma sembra fatta arriva. Apposta per e la metterò penso proprio coi leggings, ma davvero è troppo carina, bellissima. Bella. Stata da H&M e avevo un problema con il grigio, credo, perché prendevo tutto, sono arrivata da lui con mano un casino di cose grigie. Ho preso questa gonna che non posso non farvi vedere perché è bellissima. È di queste qui che hanno loro, che si chiudono a vita alta con la cernierina ed è grigia con tutti i cuoricini neri. Questa non l'avevo vista. No? No. Ah. No, carina, perché da H&M ho girato da sola, mi sa. Ecco quello. Altro grigio. No, vabbè, ho preso questa anche,
che è una felpa bellissima, secondo me, ha tutte le pagliettine di colore grigio, argento, grigio, argento sulla, e la felpa è proprio di felpa, quindi è solo, ha solo tutte queste pagliettine applicate, speriamo che non vengano via lavandole. Questa qui l'ho pagata $19,99, secondo me merita veramente tanto, ma anche da usare tutti i giorni, perché è talmente carina, ma è comunque a felpa, che non diventa troppo troppo impegnativa. No, ti disimpegna perché insomma, un tessuto ve lo puoi mettere tutti i giorni. E l'ultima cosa che ho preso sempre da H&M è stata questa felpa carinissima, sempre grigia, rigorosamente grigia. A felpa, sempre a felpa. E con scritto l'amour con... quell'accento circonflesso, che io non sono un esperto linguista, ma non credo che sia l'accento giusto. No, ironica, no? Sì. Però che ridere. Mi piacciono tantissimo. Mi piacciono tantissimo da portare con le collane un po' vistose sopra, e l'ho pagata $19,95. Sono poi stato da H&M, dove ho preso questo maglione gigante. Cardigan. Sì, maglione cardigan. Cosa imparo? Pesante, bianco, nero, tutto un filo unico che è un misto di bianco e nero, mi piaceva tantissimo. E al cappuccio, le cose col cappuccio. Cappuccio, vogliamo il cappuccio. La vita. Bellissimo. E praticamente è molto lungo anche questo. C'è. Non è pesantissimo, però dà quell'idea. Dà l'idea di esserlo, però effettivamente... Però in realtà non è, con una maglia a maniche lunghe va bene, sotto sì, poi sì, puoi sì. lasciarlo anche aperto, perciò. Questo ci carinissimo, sta. Quanto l'hai pagato? Quanto l'ho pagato? Quanto io stavo già mettendolo via. Ho notato. $34,99 sempre da H&M, ecco, brava, prendi tu la parola, benissimo. Ha preso questa felpa che tu leggerai cosa c'è scritto, perché io contro luce non vedo. Don't push me cause I'm close to the edge. Che vuol dire? Che vuol dire non spingermi perché sono vicino al precipizio. Veramente? Praticamente edge sì, vuol dire esatto. precipizio. E vuol dire angolo. Spigolo a... Sì, vabbè, può voler dire tante cose, in questo caso è inteso. Beh, comunque era bella, i colori. Sì, una stampa gigante, c'è questa stampa in bianco e nero sotto, molto bella. E questa qui l'ha pagata $19,99. Ho dovuto, come al solito, selezionare e stoppare Chicco, perché poi si non ha mai voglia di fare i video, quando si mette a farli non finiamo mai. Ma perché mi l'ultima prendo, cosa insomma. Che ha preso è stata questa felpa. Sempre da H&M. Sì. Che non avevi mai visto tu, ti è piaciuto però H&M. Bellissimo, sì, un sacco di cose che mi piacevano, infatti ho un filo esagerato. Sì, però non ve le facciamo vedere, non c'è più. Facciamo tempo. Finta che è l'ultima cosa che ho preso, una felpa blu, sempre col cappuccio ovviamente e col collo abbastanza alto. Sì. Con le tasche, oh, che carino. Le tasche, sì, è un modello bello, semplice bello, bello. Ma di quelli mi che piace. Secondo me va bene per gli outfit casual, ma questo puoi usarlo anche in ufficio. Sì, 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 non è troppo ufficio, banale. Tu non sei in ufficio, ma alle volte sono anche in ufficio. Questa l'ho pagata $19,99. Non so cosa si sarà capito da questo video, come da tutti i video haul che faccio con lui. Sto migliorando tantissimo, non diamo negarlo. Diamo il voto, mi raccomando, perché così poi mi va a leggere. Possibilmente così. Superiore anche solo di un quarto di punto a quello precedente, che però avevi preso quasi tutti i 10, quindi. Ma sono troppo generoso. Abbastanza, fin troppo, io non ti avrei dato quei voti, ma comunque. Ecco, non è rilevante. Questi erano gli acquisti, più o meno tutti, non è vero, erano un po' degli acquisti che abbiamo fatto a Milano dopo l'incontro. Comunque speriamo che vi siate divertiti e che si sia capito qualcosa. Ovviamente nei commenti qui sotto chiedeteci il video dei preferiti di Chiara e Chicco, ma... perché lui non vede l'ora di farlo. Ah sì, è già deciso, è già deciso, va bene. E ora vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutte! Non ti piace? No, era amo a tutte. Ma sì, era tipo per abbracciarla di oh mio Dio. No, vabbè, ok. La di ieri. Ho dovuto Metti giù. Come se pensa, non lo so, perché okay, all'autunno tragico, la pioggia, mamma mia. Non lo dico. Vai. Mi è già passato tutto. Benissimo. Tra l'altro la videocamera è orientata più verso di te che verso di me. No, è solo perché io sono più alta e si vede di più. Ma guarda com'è orientata. Vai avanti. È orientata tu. Vai avanti. Sempre. Oddio, devo fare. Che diamine. Allora. Benissimo. Non ho voglia di alzarmi. Buonanotte.
Buonanotte. Non è che poi Lino. Buonanotte, buonanotte, Lino. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Sei l'unica persona al mondo che sa il resto, certo, del testo di quella canzone. Per avermi stupito, per avermi mostrato che è vero. Che gli uccelli, no, il gran turco nei campi è maturo. Davvero, fa così. Allora, da giù a su. Allora, dunque, seguiamo l'istruzione. Sempre dai cene. Cosa ridi? Siamo. Che è? Addio! Su, please! Ma la ridare! La ridare! Poi, sempre no, dai cene, poi! Non le vedremo mai! Allora, ma è una maglia. Questa è bella. Questa merita? Va bene. E sì, l'ultima basta. Cosa. No. So, e invece sì. No. Sì. Non e va invece via. Sì. Ah, sì che va via. Con cosa? Con quegli aggeggi che usi te, quelle specie di diluenti nitro per le labbra per tirare ma via. Ma no, e cosa faccio? Ci metto l'acqua micellare su questo? Non lo adesso so. Adesso è indelebilmente macchiata. Ma no, ma figurati. No, volevo metterla domani. Ma ce l'avrai qualcosa che tira via tra tutti quei miliardi di roba ma chimica? Ma non è una roba che te li tira via dalla faccia, non le tira via dai vestiti. Proviamo, scommessa. Vediamo se non si buca la maglia. Ma è una dita labbra che macchia, vabbè, tanto non capiresti. Ma insomma, cioè, mi becco dell'ignorante a gratis tutto il tempo. Questo video sarà un bloopist, sì, ecco, lo chiamo solo bloopist e non solo mettiamo questo. LOL, basta. Perché? Sempre dai cenem. Ma perché tutte le volte che mi sto sistemando inizi a parlare? Guarda cosa faccio. Tutto devo pensare. Pensaci, vai. Ragione.